proseguimento. Sasha, ti ho fatto salutare da mister Carletto Ancelotti, che è un po' il nostro mister, sarà per sempre il nostro mister, perché voglio la tua su Pioli, perché oggi c'è tantissima gente che anche qui continuano a scrivercelo, Pioli out. Secondo te di chi è la colpa di questa caduta verticale? Perché la caduta verticale, insomma, girone di ritorno, è abbastanza innegabile, è colpa sua, è colpa di Zlatan Ibrahimovic che non gioca mai, è colpa, insomma, dacci le tue percentuali. Esatto. Ma ora non lo so, Ibrahimovic non so se è ancora un giocatore del, nel senso, ora tra un film, un Sanremo, una pubblicità, un Amici di Mele De Filippi, non so se si ricorda ancora magari che gioca nel Milan, quindi però no, Pioli tra sto limite, comunque diciamo che è anche una statistica che le sue squadre dopo un tot, diciamo, in primavera scoppiano, quindi non lo so, diciamo che è la colpa un po' di tutti, forse, anche un po' delle scelte fatte proprio a inizio. È allergico alla primavera, quindi magari. Secondo me sì, perché non è possibile, cioè c'è proprio un pattern che inizia tutto fuoco e poi le squadre sue scoppiano in primavera. Però al di là di tutto sì, un po' anche, diciamo, della costruzione della squadra, perché se ci pensi, a inizio anno avevamo l'attacco Ibrahimovic, Leao, Colombo e poi a gennaio abbiamo tamponato dando via Colombo e prendendo appunto Imhotep, scusate Mandzukic. E quindi insomma queste cose poi le paghi, perché non puoi affrontare una stagione con tre competizioni con questo attacco, ecco, insomma anche con altre lacune. Mi viene da pensare, vabbè, all'amico Castilleio, insomma, Castilleio. Però ti rifiuti anche di chiamarlo col suo nome. Esatto. Però, è un po' la colpa di tutti, via. La colpa è un po' di tutti, poi lo sapete chi ci segue tutti i giorni che noi non siamo ma dei complottisti, però non possiamo non commentare l'episodio di ieri sera che ha visto coinvolto l'arbitro Orsato. C'è stato lo stesso Beppe Bergomi che ha detto durante il VAR, subito dopo il VAR, ha detto a fine partita l'arbitro si dovrebbe presentare e spiegare, perché tutti noi abbiamo visto un'altra roba. È possibile nell'era del VAR, mi chiedo e vi chiedo, sì, Sasha ed Emanuele, che un arbitro richiamato, messo di fronte a una cosa che è veramente palese, non mi viene un'altra parola più, sì, no, la palissiana, non lo so, com'è possibile che poi prenda una scelta contro ogni logica? Ce la stanno pagare secondo te, Sasha, per la questione della Superlega, oppure... Calcoliamo che partiva già dal Napoli questa cosa, anche con Pasqua a Napoli è successa questa cosa. Ma è tutta la stagione in realtà, perché mi ricordo nel girone di andata, anche Giacomelli con la Roma, insomma, no, sarebbe anche troppo lampante che proprio adesso, dopo la cosa della Superlega, poi si mettono a fare i dispetti, sarebbe troppo alla luce del sole. E non lo so, sinceramente, sì, ok, l'arbitro ha sbagliato, gli arbitri sbagliano spesso, sono umani. Una cosa della Superlega che mi piaceva era appunto il microfono all'arbitro e che costringeva poi l'arbitro a dover spiegare le proprie scelte. Però sinceramente non mi soffermerei su quell'episodio, che è comunque importante, però proprio l'approccio alla partita è stato sbagliato da parte dei nostri, cioè ci hanno preso a schiaffi, la Lazio ci ha preso a schiaffi, inutile aggrapparsi a un singolo episodio. Questo è vero, questo anche se qualcuno dice che ha le corna, però perché quello che dice Sasha è innegabile, cioè al di là delle scelte e delle decisioni dell'arbitro, il Milan ieri sera avrebbe perso, però il punto vero è, visto che qui stiamo dicendo ce la giochiamo con la Juve sostanzialmente, come va a finire questo campionato? No, vabbè, contro la Juve non c'è speranza, cioè nel senso lì... fischiano un rigore per la Juve già dopo il calcio d'inizio. dagli spogliatoi. esatto, capito. No, vabbè, però dobbiamo scendere in campo con una mentalità diversa e poi speriamo ci diano qualche rigorino come hanno fatto finora, perché
i rigorini ci servono. No, scherzi a No, parte, che però sennò è poi vero, però è l'Inter. vero sulla questione dei rigorini, Ema, che Però tanto ragazzi, hanno detto, tanto hanno fatto, il Milan, la però rigorista... fateci caso, quando Milan vinceva e prendeva i rigori è perché entrava con tanti Entrava in uomini area, in area, e Milan non dici? entra in area credo da 25 giorni, cioè le aree hanno le ragnatele, gli angoli dell'area col Milan, è una cosa abbastanza inquietante da questi punti di vista. Poi quando c'entriamo c'è Çalhanoğlu che ha paura di segnare come ieri, o Mandzukic che tira di piatto, o si addormenta sul Mamma mia. pallone. Sì, è vero. Sì. Ma Sasha, che è stato secondo te ieri sera? Insomma, la scelta è ampia, però qualcuno dice Teo da quando si è lasciato con Zoe Adesso stanno è tornando diventato... insieme, Ah, meno attenzione. male, perché qualcuno dice ha compiuto la sua trasformazione in Ricardo Rodriguez. È un girone esatto che non segna in campionato, che per un terzino va anche bene. Matteo Hernandez ci ha Ci aveva abituato ad abituato altro. Çalhanoğlu, che a parte quell'exploit che ha avuto, insomma, è ritornato ai suoi livelli in cui ci ha abituato al Milan. Mandzukic, che dicevi tu, qualcuno diceva è più immobile di un Più boiler. immobile di Ciro, Più oserei dire. immobile, beh, magari, quello magari. Tu, per te, chi va alla palma del peggiore ieri sera? Ora non vorrei fare proprio sembrare, cioè, sembrare un accanimento, però ragazzi, Mandzukic, cioè, io purtroppo gliela do a lui perché era lì, sembrava proprio uno che avesse fatto invasione di campo, cioè lì che dice, ma che fa qui, bucato. Perché poi gli altri, sì, ho Çalhanoğlu, che per me comunque rimane, al di là di tutto, cioè alti e bassi, però rimane comunque un giocatore valido, purtroppo è lunatico. Però non è scarso. Oddio, se proprio un altro a cui potrei dare la palma del peggiore, potrebbe essere anche Pioli stesso, perché è da un po' di partite che non Ma in azzecca un particolare ieri cambio. cos'è che ha sbagliato secondo te, Pioni? Ma non lo so, è che è da qualche partita che non, secondo me non riesce a... Cioè, tra scelte sbagliate i cambi, cambi sbagliati anche, che se ci fate caso, vabbè che i giocatori sono quelli, però non riesce più, secondo me, a interpretare bene le partite. Poi sbaglierò, però non lo so, si sta ripetendo troppo, cioè i cambi ogni volta, cioè, non ne azzecca. Ieri ha fatto uscire Saleh Mekers, credo, Sì, che era uno dei migliori. è stato uno dei migliori. Anche, è successo anche in altre partite precedenti, che facesse uscire quelli migliori, senza motivo. Per far entrare poi, tipo, che ne so, nella scorsa partita, o 2 partite fa, ha fatto entrare Castillejo, appunto, un altro grande. Mi pare di capire che tu sei un grande estimatore di Castiglieco. Sì, Castillejo e Mandzukic sono i miei preferiti, assolutamente.